La giornata di oggi è una giornata di riflessione sulla violenza, che non è solo violenza, si parlerà anche di violenza domestica, ma è anche e soprattutto violenza sui luoghi di lavoro, quella violenza fatta di discriminazione perpetuata nei confronti delle donne, di parole dette, non dette, offese, ingiurie, mobbing, negazione di diritti, come la negazione che può essere del diritto a usufruire di un congedo di maternità durante un periodo particolare della vita, e le aziende cominciano a tartassare queste donne. Licenziamenti, perché magari una donna non è riuscita a soddisfare i bisogni di qualche capo, oppure di dirigenti che vengono utilizzate all'interno dell'ufficio non come dirigenti ma come donne che devono fare il caffè o che devono scrivere un verbale. Una violenza più sottile, una di quelle violenze che i giornali magari ne parlano di meno, perché non esistono vittime evidenti, non ci stanno donne stese a terra con il sangue, ma parliamo di vittime invece che hanno difficoltà nella gestione della loro vita, perché la mattina quando devono andare a lavorare sudano freddo, hanno attacchi di panico e non riescono ad andare a lavorare. Parliamo di persone annientate e noi cerchiamo di parlarne oggi qua con varie testimonianze e soprattutto di chiedere che ci siano delle leggi, come leggi per il mobbing a favore delle donne, che siano più restrittive per le aziende e per chi continua a perpetuare queste violenze nei confronti delle donne. Ci occupiamo da tempo di quello che è il tema della violenza alle donne e del femminicidio. Di recente è stato pubblicato un testo a cura di Gilda Cecolo, dove io ho scritto un lavoro sull'omicidio di identità, riprendendo quello che è il tema tristissimo di un caso di cui si è occupato Maurizio Zuccaro, dove all'epoca, qualche anno fa, questa donna fu bruciata viva incinta della propria bambina. Dal tema di omicidio di identità oggi abbiamo una legge nazionale, per fortuna, dove però la sensibilità, a mio avviso, deve essere aperta non soltanto a quella che è la cancellazione somatica dei tratti identitari di un soggetto, ma a quello che è sempre presente in una donna che subisce violenza. La cancellazione della propria identità come soggetto, come persona, come individuo, con i propri desideri e con le proprie speranze, con la propria voglia di fare, perché in una violenza c'è sempre anche la morte di una donna. Il senso della vostra partecipazione, della sua partecipazione a questo evento? Il senso della mia partecipazione dipende proprio dal fatto che questo testo è diventato un best seller a livello, diciamo, italiano, e quindi è una novità parlare di omicidio di identità all'interno di una kermesse congressuale come quella di oggi.